come siamo i federal manager, come maneggiare nel senso positivo il bene che abbiamo anche il non profit tra il business e l'etica. In particolare, con la sua iniziativa, lei come ha declinato questi canoni, questi parametri? È una conversazione, quindi gli minuti che desidera. Della possibilità che mi date di confronto, tenendo conto che in realtà Federmanager in un rapporto recente mi sta dando una mano per gestire da manager una piccola o piccolissima impresa che nasce esattamente per combinare business e etica, che si chiama Last Minute Market, che tutti pensano sia un'associazione di volontari o di volontariato, in realtà è uno spin-off accademico dell'Università di Bologna, quindi una piccola SRL dove l'università partecipa con 10% di capitale e il resto è dei soci, ex studenti che nel frattempo hanno fatto il dottorato di ricerca, si sono laureati naturalmente, ricercatori, docenti. È una forma che è nota in realtà e che è di successo generalmente nei campi high-tech, brevetti. Allora si dice che l'università investe e si produce business. Nel campo che abbiamo proposto noi, ormai direi fine anni 90, è partita la ricerca, poi l'abbiamo sperimentata. E poi abbiamo deciso di costituire uno spin-off metà degli anni 2000, diciamo. Ed è stata molto lunga la genesi di questa costituzione, durata circa 4 anni, perché nessuno credeva che il business plan, chiamarlo piano industriale mi sembra un po' eccessivo, forse anche business plan, che proponevamo potesse reggere al mercato sostanzialmente, offrendo un servizio nell'ambito della coniugazione fra solidarietà, recupero un bene in eccesso, potrebbe essere il cibo, lo è, ma ci sono i farmaci, ci sono i prodotti non alimentari, il mercato non sempre fa coincidere domanda e offerta, ci sono delle eccedenze tipiche, sono quelle agricole che tutti ricorderanno, ma sono prodotti ancora buoni e possono essere consumati da chi ha bisogno. Di ripartenza e di rivisione, oltre che di revisione. Ci vuole dare un po' di parole chiave della sua esperienza, ricordiamo all'inizio del proprio in questo contesto di etica e profitto col sociale che ti guarda. Noi siamo partiti 10 anni fa, quindi diciamo, eravamo fino a pochi anni fa una startup e dopo, porto qui in sala, ci sono già, ho visto due persone che lavoravano nell'azienda dove lavoravo io precedentemente, fino al 2003. E, che cosa è successo all'azienda precedente? Che è stata venduta, partita da una famiglia bolognese negli anni dopoguerra. Nell'87 è stata venduta una multinazionale inglese, quindi io in questa azienda sono entrato nell'87 ero direttore generale, nell'88 sono diventato amministratore delegato, ho avuto a che fare con un mondo che è completamente diverso rispetto a un'azienda gestita in maniera, diciamo, padronale, al di fuori ero. Qual è stata la domanda che mi ha fatto aprire i commissari di dove vuole portare? Ma non so neanche io come a un certo punto mi si è innescata la decisione di provare a ripartire e rifare quello che si era fatto dall'80 al 2003, quei 23 anni se eravamo riusciti a portare un'azienda che faceva 36 miliardi nell'87, diciamo poco più poco meno di 18 milioni di euro, l'aveva portata con una squadra, con un gruppo di persone, a fare 100 milioni di fatturato nel 2003, 300 persone. Se l'abbiamo fatto, lo possiamo tornare a fare. Certo. Quindi
diciamo che ho coinvolto le persone, con sbagliate notti insonni a pensare cosa si poteva fare, ho coinvolto i manager amici che erano in azienda e ho ottenuto una loro disponibilità a ripartire. E da una parte c'era un'azienda di 50 anni di storia e 300 dipendenti con delle buonissime utilità, perché siamo sempre stati leader da un punto di vista della marginalità nel nostro settore, e dall'altra c'era un enorme punto interrogativo, sì, c'era un business plan, però un pacchetto di fogli di carta. Quindi diciamo che il merito maggiore ce l'hanno avuto le persone che hanno seguito questo progetto. Io per me era una scelta obbligata, una volta che ho deciso a seguito del licenziamento di fare queste cose. Alino Romani, per questo racconto. Grazie davvero.